Le chicche di maggio, tirando un bilancio di questo mese di maggio molto impegnativo sotto vari punti di vista. È stato un mese complicato con problemi gravi di salute per alcuni miei familiari. Non vi voglio appesantire perché è già stato pesante per me. Molto spesso non amo neanche parlarne perché me ne capitano così tante, che spesso mi viene il dubbio che raccontandole alle persone queste cose rimangano un po' basite, come dire, ma te ne capitano sempre tutte a te. Io dico sì, finché riesco a superarle. Quando sono irreparabili, irrimediabili, lì non c'è nulla da fare. E quindi ben vengano limitatamente, nel limite del possibile. Non eccediamo, per favore, ci vogliono dei momenti di tregua, perché ad una certa età, insomma, la sofferenza, la preoccupazione, il dispiacere poi non fanno bene all'organismo. E quindi per tirare le somme di questo mese e tirarci un po' su di morale, vi presento le chicche del mese. Inizialmente non ero tanto entusiasta di questa, che è stata una novità del mese tra aprile e maggio. Il colore che ho attualmente è frutto di questo barattolino Samontana? No, lo ricorda molto, ma è la Garnier Good, colore 7.0, biondo caramello, che mi ha dato moltissime sfumature. Così queste mesh naturali calde, quindi questo è il colore che ho utilizzato e sono andata a riutilizzare questo, il L'Oréal Paris Casting Sun Kiss. È uno spray, voi lo shakerate, lo potete spruzzare su capelli asciutti, bagnati. Non si risciacqua e si attiva alla luce del sole, sotto i raggi del sole. Devo dire che per l'estate è sempre un prodottino carino, interessante. Quindi a tutte voi che mi chiedete l'attuale colorazione, qual è quella che ho utilizzato, ho fatto questa tinta che comunque mi ha dato anche dei riflessi rossi ramati, però è un effetto molto naturale. Dice infatti che è ricco di riflessi luminosi e vegan. Ragazze, amici che mi avete chiesto prodotti vegani, attenzione, vegan, vegan. Applicazione facile, senza ammoniaca, ci sta che per l'estate io lo ricomprerò. Ero un po' all'inizio non tanto contenta, però questa combo crea una bella luce naturale e calda al capello. Arriviamo da Bottega Verde, i profumini della linea estiva ve li avevo menzionati, ma mi erano rimasti qui quelli della linea passata. Avevo chiesto anche alle commesse dicendo che nel sito c'era la campanella con la mail avvisami. Io mi ero registrata e devo essere sincera che non mi è arrivata nessuna mail. Come di notte vado bazzicando nel sito di Zara, anche in altri siti bazzico e così è stato con Bottega Verde. E cos'è successo? Che la campanella avvisami si è magicamente trasformata nel restock di questi due profumini dell'edizione primaverile. Secondo me rimandano tantissimo a dei profumi famosi, perché anche questo fiori di menta a me ricorda un profumo conosciuto che ora non riesco a visualizzare. È un periodo che con tutti questi profumi, ragazzi, non lo riesco a visualizzare. Comunque, spruzzandolo subito mi è tornato alla mente la conoscenza delle note, ecco, quindi non è una novità. Ve lo menziono perché ancora sul sito c'è la campanella per il fior di menta, quindi secondo me è da tenere monitorato. Ma perché vi ho detto questo? Perché acquistando lui per arrivare alle spese di spedizione gratuite,
Ho aggiunto un pacco di sali del Mar Morto. Eccoli qua, 99,9% Mar Morto, sali integrali da bagno, tonificanti. E arrivando alle spese di spedizione gratuite, che mi sembra sui 20 euro, aggiungendo 99 centesimi, mi hanno dato in regalo questo paio di occhiali. E guardate voi, yeah! Secondo me mi stanno anche bene. Poi hanno questa gradazione stupenda di grigio e rosa, ma non per dire, sono comunque naioleari e quindi, ma neanche a lasciarli lì. Grazie, Bottega Verde, del regalo, graditissimo. Tra l'altro, vi menziono che la crema anticellulite con le boule rotanti, con le palle rotanti, è fantastica. Qui devo ringraziare Roberta, Woman Chic, che in un suo video ha parlato di questo Discovery Set di replica dei profumi di Maison Margiela Paris, che replicano delle emozioni, delle sensazioni, degli attimi, riproducono un familiare profumo, un momento di varie località e di vari periodi. Quindi devo dire che i profumi sono davvero particolari, Autumn Vibes, Beach Walk, Bubble Bath. Il mio preferito è Sailing Day. Più che un profumo di mare, che comunque avvertite, è un profumo di acqua fresca, di pulizia, di fresco pulito, di luce, di color turchese che vi avvolge. Non so come dire, è proprio una sensazione che vi si visualizza non solo mentalmente e che vi avvolge. Devo dire che per capire le emozioni che questi profumi trasmettono e poter poi acquistare il flacone in taglia normale, questo Discovery Set vi aiuta molto perché ci sono sia fragranze autunnali, primaverili, estive. Ci sono 10 eau de toilette in mini size. Quindi ringrazio Roberta perché non sapevo che fosse reperibile su Lookfantastic, dove potete utilizzare tutti i vari codici sconto. Ci sono anche youtubers note con sconti pazzeschi. Quindi dateci dentro, ripescando nei cassetti, perché è sempre bene andare a fare acquisti anche nei cassetti per riesumare dei reperti archeologici. Io sono andata a recuperare di L'Oréal Color Riche il 342. Questa era un'edizione limitata ispirata e dedicata a Mary Poppins. Avevo preso tutta la linea, vedete qui la Mary Poppins con il cappellino. È il colore che indosso, che è un corallo luminoso, brillantinoso, bellissimo, che io amo utilizzare. Adesso si vedrà anche poco. Amo utilizzare nel periodo estivo, soprattutto quando avete un po' di pelle abbronzata, è favoloso. Erano uscite poi anche sempre edizioni limitate dedicata a questa Alice nel Paese delle Meraviglie, il 116, che è proprio un color oro brillante. È bello anche da andare a dare nella parte centrale delle labbra per enfatizzare, per renderle comunque luminose, pronte per essere baciate. Mi ha ricordato tanto il cappuccino Sparkle che è uscito da Lidl. Mi avete chiesto quali rossetti, secondo me, prediligo di questi usciti nella nuova gamma permanente. Io per l'estate vi suggerirei il cappuccino Sparkle. Vi ho fatto qui il video, ve lo lascio con le varie applicazioni e le varie valutazioni. Questi però sono molto molto luminosi, sono bellissimi. Vi faccio vedere anche il color ciliegia, molto bello. Sono sempre questi colori che hanno all'interno
questo, sembrano dei glitter, ma non si avvertono. Hanno proprio queste scintille di luce che vi donano questi riflessi bellissimi sulle labbra. E mi ricordano tanto il 101 della Grimmy. Questo è un colore pesca, tra l'altro devo fare la punta. Anche questo, adesso non so se riuscite a vedere, vi farò forse un'inquadratura decente. È bellissimo il 101 della Grimmy. Bellissimo in estate. Termino con una chicca che ho trovato da OVS per chi è stata amante di Sailor Moon. Io sono una collezionista dei fumetti di Sailor Moon. Adesso è bella stropicciata, l'ho pagata 16,95 euro. Secondo me bellissima anche da sdrammatizzare con un bel blazer. Mi piace l'abbinamento, qui è uscito un caldo pazzesco. Ho preso una S perché comunque sono belle larghe, vedete, abbondanti, arrivano dritte e Sailor Moon, ma neanche a lasciarla lì. 16,95 euro da OVS, c'era anche tutta bianca. Profilata in argento, non così a colori, ma proprio bianca la figura rifinita in argento e un toppino molto corto rosa con sempre Sailor Moon e Luna. Bene, amici, questo è tutto per chiudere questo mese, sperando che giugno porti solo cose belle. Vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!